Il 22 dicembre 2020 la CEDU ha emanato delle linee guida per la celebrazione delle udienze da remoto durante questa fase di emergenza sanitaria. La decisione di celebrare l'udienza da remoto deve provenire dal Presidente della Grande Camera o della Camera, tenendo anche in considerazione le esigenze delle parti in causa, i cui paesi di provenienza potrebbero aver emanato delle restrizioni che impattano sulla libertà di viaggiare. Sono state fornite altresì delle indicazioni tecniche per la corretta connessione da remoto per partecipare all'udienza. The European Court of Human Rights has adopted guidelines concerning hearings by video conference. The decision to hold the hearing remotely is upon the discretion of the President of the Green Chamber or of the Chamber, who will consult the parties to the case about any sanitary measure in force in their country which may affect their freedom to travel to the court. The technical annex provides information about how to connect properly. Le 22 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté des instructions concernant les audiences par vidéoconférence. La décision de tenir l'audience à distance appartient au président de la Grande Chambre ou de la Chambre, qui doit prendre en considération les mesures sanitaires qui entravent la liberté des parties de voyager. L'annexe contient aussi les informations concernant les exigences techniques de base pour se connecter correctement afin de participer à l'audience. Per ulteriori aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i canali social della Conferenza dei Giovani Avvocati.